Eccolo Stivello Maio, ragazzi, ragazzi tutti quanti, carichi e pimpanti, alzini nel canale, un altro video insieme. Dobbiamo assolutamente parlare di alcuni argomenti scottanti come il ritorno di Maria e Paredes, che sono arrivati veramente come i cugini di campagna dalla grande avventura del mondiale vinto. Hanno fatto un po' il cavolo che volevano, hanno fatto le loro feste sull'autobus, rischiando addirittura la pelle con quei cavi. Si sono andati alla pazza gioia e spero veramente che siano in grande spolvero per l'incomincio del campionato, perché altrimenti sarà veramente da penare e faranno veramente incavolare noi tifosi. E poi qualcosina su Bremer, che a livello di statistiche è il miglior difensore che abbiamo e deve essere assolutamente il pilastro della nostra difesa 3, insieme a Danilo e Gatti in questo momento. E poi due paroline anche su Ronaldo, che merita comunque rispetto per l'aumento di grandi follower che ha fatto riscontrare all'Al-Nassr dopo il suo arrivo. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stivello Magna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Ale, un bacione. Allora, come vi dicevo appunto, Di Maria Paredes, paragonati a certi giocatori che invece sputano tutto quello che hanno, al di là dello stipendio che prendono, come Mbappé, che dopo 2 giorni dalla finale si è presentato al Parco dei Principi, ti fa capire che la Juve è veramente una società ad acqua di rose, che non valorizza i giocatori, che non impone disciplina e non fa rispettare le regole. E secondo me, ovviamente, ha dato più di quello che ha ricevuto, e questo va detto. Poi l'altra cosa che volevo farvi come esempio, visto che sono venuto qua a Belgrado e ci sono tantissimi canali che fanno vedere gratuitamente il basket, l'Eurolega specialmente, che è a livello altissimo, dove il povero Allegri prenderebbe 40-50 punti da tutti, perché lì non esiste soltanto do la palla al più forte, lì prendi delle imbarcate a destra manca se pensi di dar la palla solo al più forte, come dice lui, ecco. E ci sono degli allenatori che addirittura, se tu ti azzardi a esultare per un punto segnato o magari perché stai vincendo la partita e manca poco, quello ti dice: siediti in panchina, perché ti sei alzato? Giù, non è ancora finita la partita, la guardi seduto dalla panchina e non ti muovi. Poi, se per caso la squadra magari vince, ok, comincia a esultare, abbracciarsi, a fare casino in campo. Lui dice: ok, va bene, perfetto, non vi è bastata la lezione di quello che ho detto. Adesso voi vi allenate dopo la partita. Cioè, questa è esagerazione totale. Però per farvi capire la differenza di polso tra un allenatore all'acqua di rose, alla viva il parroco, e un allenatore serio che vuole veicolare dei messaggi forti ai giocatori. Altra cosa che poi alcuni allenatori fanno ad alti livelli di Eurolega, e vi dico non è paragonabile neanche per sogno alla Juventus, è quello di far fare degli allenamenti che durano dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte, ok? Per esempio, esagerazione totale, per fare il carico muscolare. Ed è successo qua a Belgrado appunto che qua, a volte l'ambulanza è venuta a prendere dei giocatori che stavano, non ce la facevano stare in piedi. Questa è l'estremo, l'esagerazione, ok? La via di mezzo è Conte, per esempio, o altri, magari Guardiola, Klopp, che fanno degli allenamenti tosti, tosti veramente. E secondo me anche Pioli e Spalletti non ci vanno leggeri, perché le squadre che hanno sono molto muscolari e molto fisiche. Quindi, ripeto, se noi vogliamo ambire a livelli alti, dobbiamo avere un ritmo di allenamento altissimo, ok? Magari non è Allegri che si occupa di questo, però deve supervisionare i suoi collaboratori, Andreini, Folletti, Trombetta, Dolcetti, Landucci. Non devono essere suoi amichetti, devono essere gente che hanno paura di lui. Quando arriva al campo di allenamento, cacchio, arriva Allegri. Adesso dobbiamo lavorare, ok? Non possiamo neanche distrarci un secondo. Questo deve essere l'ambiente. Poi è chiaro che uno può anche fare due battute ogni tanto, ma per quello ci sono le cene aziendali ogni tot mesi. Si fa una rimpatriata e si parla di quello, si parla di cavolate, si parla di gnocca e via discorrendo. Però quando bisogna lavorare, bisogna tirare la carretta per 3-4 mesi di fila. Ragazzi, veramente, bisogna cominciare a mettere questo tipo di insegnamento ai calciatori e bisogna cominciare a costruire questo tipo di ambiente in una società seria e rispettabile, ok? Adesso poi noi usciremo dalla borsa, molto probabilmente col delisting, però quando arriveranno i nuovi soci, non ci sarà più da scherzare, ragazzi, ci saranno veramente delle situazioni stile campi di concentramento, ok? Perché quello è l'unico modo per ottenere risultati, ragazzi. Al Bayern Monaco, se qualcuno ride nell'allenamento, per me veramente l'allenatore si incavola, come si va tutte sulle furie. Non è che si mette a ridere, fanno torello e poi si abbracciano e dà le pacche sulle spalle. Non ci sono queste cose qua. Ogni minuto dell'allenamento viene speso per migliorarsi tecnicamente e tatticamente. Ecco, questo era per riepilogare anche la situazione di Di Maria Paredes, che per me è inaccettabile che loro arrivino in due. Ok? Dopo, quando sono passati 14 giorni o 15 dalla finale del mondiale, non è accettabile.
Ok, questo è per fare il resoconto. Poi, per dire due parole su Bremer, diciamo che è stato in questo scorcio di campionato il big migliore della difesa, perché è stato quello che ha comandato in lungo e in largo nella difesa 3. Finalmente, da quando è stato messo nel suo ruolo, nel suo modulo, perché prima giocava col piede sinistro nella difesa 4. Adesso gioca destro, ma molto più libero di svariare, perché c'è più spazio, in una difesa 3, che è quello che faceva il Torino, e quello che l'ha consacrato nel grande calcio e che l'ha fatto poi prendere dalla Juventus e andare in nazionale brasiliana. Ecco, come dicono alcuni numeri, il difensore infatti è il giocatore della Juve che ha recuperato più palloni, 73, effettuato il maggior numero di passaggi riusciti, 714, quindi ha dimostrato anche che con lui, oltre a subire meno gol, hai anche un gioco più pulito, esci dalla pressione sbagliando molto meno. Quindi questa è una cosa importante perché, ripeto, Bonucci, che ormai è finito, deve avere un degno sostituto e magari Bremer piano piano si farà strada. Poi, altra notizia importante che volevo darvi, che non riguarda poi la Juve direttamente, ma un ex Juve, come sapete, Ronaldo ha fatto registrare un incremento di follower incredibile. Da 1,2 milioni che aveva il portale dell'Al-Nassr è andato fino a 5,8 milioni e i suoi follower totali da 525 sono aumentati a 527 milioni, che poi è il totale della città di Riyadh, per fare un esempio, o di Jeddah. A parte gli scherzi, però. Ha fatto veramente un'impennata social, quindi probabilmente anche diversi incassi arriveranno per loro, per la vendita di magliette, sicuro faranno veramente milioni. Quindi Ronaldo è la loro gallina dalle uova d'oro. Ripeto, ovviamente là in quel calcio che non conta farà molto bene, farà tanti gol e lì potrà tranquillamente essere la prima donna. La cosa che mi dispiace per lui è che i gol che segnerà non saranno più gol che andranno ad aggiungersi al suo bottino di grande cannoniere che gli ha consentito di superare tutti in Champions League con 140 gol. E poi superare Bizan che era 805 e lui è arrivato addirittura 835 qualcosa. Quindi peccato per lui che la sua carriera sia finita appunto con il Manchester United dopo quella intervista a Pierce Brosnan. Purtroppo però le ha dette forti e soprattutto dopo il mondiale vinto da Messi, diciamo che il ballottaggio tra chi è il più forte adesso è andato veramente dalla parte di Messi. Quindi peccato, comunque Ronaldo sicuramente verrà ricordato come uno dei migliori cannonieri della storia, cannonieri però, non grandi campioni a tutto tondo, però grandi bomber, sicuramente tra i primi 10 della storia. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi del video, mi raccomando, un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, come sempre chi volesse essere salutato me lo faccia sapere qua nei commenti e lo metterò come ho fatto con Alessandro e tanti altri, chi volesse abbonarsi lo faccia qui in descrizione, può scegliere le alternative. Ciao!